E vedete, siamo camminatori, cerchiamo orizzonti di senso per quello che facciamo e per quello che diciamo. E vorrei dirvi stasera che voi per me siete uno splendido orizzonte e siete il senso di tutta la mia vita. Grazie. Una vittoria che questa volta non si è fatta attendere, nonostante la cautela nell'attesa dei dati, alla fabbrica di Niki in via De Rossi a Bari è stato clima di festa fin dal pomeriggio con i numeri ufficiali che hanno solo confermato le previsioni. Attorno al quartier generale gli assessori Vendoliani ed il segretario regionale di Sinistra Ecologia e Libertà Nicola Fratoianni sono stati i primi a rompere l'indugi parlando di vittoria, di un modello e anche di lezione per il centrodestra regionale. Poco dopo tocca a Niki, acclamatissimo e in netto anticipo sui tempi, uscire tra la folla per fotografare la vittoria e dedicarla a chi purtroppo non è presente a festeggiarla. Questa vittoria la dedico a un ragazzo di 37 anni morto di infarto improvvisamente mentre parlava agli operai di Adelchi, un ragazzo splendido, una creatura bellissima, Michele Frascaro. Vendola riparte dalla Puglia dunque e accanto a sé la coalizione del centro-sinistra, da Emiliano a Blasi, Fratoianni e più tardi sul palco anche Zazzera dell'Italia dei Valori. Dal palco allestito per celebrare la vittoria, Vendola saluta i suoi tanti sostenitori e poi ringrazia per i risultati dei partiti della coalizione chiamati uno per uno, compreso il suo movimento che porta a casa un ottimo risultato. Il dato di Sinistra e Libertà? Beh, un dato clamoroso a Bari, in Puglia, è un dato straordinario, quasi il 10%. Anche la mia lista civica ha un dato straordinario. Diciamo, le due liste legate al mio cognome fanno, credo, il 16%, qualcosa attorno al 16%. Che volete? Che non sia contento? Sono contentissimo. Ma il dato su cui Niki Vendola riporta l'attenzione è quella percentuale vicina al 50% che avrebbe permesso al centro-sinistra di vincere anche senza la candidatura Poli. Ma la Poli Bortone ha dato una mano, come posso dire, nella misura in cui anche Casini ha dato una mano. Cioè ha reso visibile che il centrodestra non è la casa dei moderati. È una parte rilevante dei moderati. Sono in fuga dal centrodestra e noi abbiamo saputo colloquiare con loro. Vendola parla con rispetto della senatrice di Io Sud e anche di Michele Rizzi. Riserva parole di stima anche per l'avversario Rocco Palese, lasciando i toni duri, tutti per il ministro Fitto, ma soprattutto per Silvio Berlusconi. Caro Presidente del Consiglio, con me ti sei comportato da bugiardo, te lo dico qui. Nella piazza della libertà che oggi è piazza della vittoria, con me ti sei comportato da bugiardo.